abbiamo fatto le cose in grande, eh? Sì, perché abbiamo trovato il negozio giusto. È Carlo, la persona giusta. Carlo, il tuo ex? Ma no, l'arredatore! Ci ha aiutato nella scelta e abbiamo trovato tutto quello che stavamo cercando. E poi ho pensato anche agli sconti, fino al 40%. E bravo l'arredatore! Oh. Sogna in grande, da noi è possibile. Ben trovati su Sanremo News e Imperia News. Quest'oggi parliamo con Confcommercio, con il presidente di Confcommercio Andrea Di Baldassarre. Ben trovato. Ben trovati a voi. Il tema è quello di cui si dibatte, direi ormai da settimane, ma soprattutto in quest'ultima settimana si è parlato moltissimo del caro bollette. Il caro bollette, perché siamo a Confcommercio? Perché chiaramente parliamo con un'associazione di categoria. Una associazione di categoria che già da mesi ha annunciato, come tutte le altre associazioni di categoria ovviamente, ha già annunciato la problematica del caro bollette, e la stessa problematica la vivono anche i singoli cittadini. Però qual è il problema di Baldassarre? Il fatto che se un'impresa commerciale, un bar, un ristorante, insomma in generale un imprenditore, si vede triplicare le bollette, e attenzione, le bollette triplicate fino adesso potrebbero ulteriormente aumentare nei prossimi mesi, la problematica, dicevamo, va sulle spalle dell'imprenditore, ma non solo, perché poi l'imprenditore ha tanti dipendenti, pochi o tanti dipendenti che siano chiaramente, e se questi dipendenti non hanno più il lavoro e a loro volta si trovano le bollette triplicate, insomma è davvero un grave problema. Ma un problema enorme, perché è giusto quello che tu hai detto, la situazione è una situazione che è disastrosa ed è preoccupante per quello che verrà, perché noi adesso usciamo dalla stagione estiva dove è vero che si sono visti gli incari, ma con il lavoro che è finita proprio ora la stagione estiva, magari c'è stata una forte lamentela, una forte crisi nella sorpresa nel vedere le nuove bollette, però diciamo che c'era un pochettino l'attenuante dell'aver lavorato per la stagione che estiva, e quindi si è vissuta un pochettino meno la preoccupazione, quella che invece ad oggi, essendo l'imprenditore lungimirante del pensare cosa succederà domani, perché è vero che in certi casi è anche quintuplicata, ad oggi ci troviamo con dei messaggi dove ci viene detto che sarà ancora maggiorata questa bolletta, e quindi ci troviamo in situazione che affrontiamo una stagione invernale che è preoccupante. Detto bene te, non è una preoccupazione solo dell'imprenditore, ma che a cascata prende tutti. A differenza di quello che si può pensare, l'imprenditore costruisce col suo staff una famiglia, perché non esiste un'impresa senza collaboratori e non ci possono essere collaboratori senza l'impresa. Quindi è un danno che va a creare non all'imprenditore, ma alla stessa azienda, dove vivono centinaia di famiglie e dove lavorano praticamente, soprattutto nel nostro territorio, la maggior parte dei cittadini che popolano la provincia di Imperia lavorano in turismo ricettivo, quindi ci sarà una crisi incredibile sulle aziende. Noi siamo seriamente preoccupati e lo crediamo già da un po'. Ad oggi la situazione è drammatica, rischiamo veramente di desertificare le vie e le piazze delle città, non solo di questo, è un problema che è a livello nazionale. Quella che l'Italia è una nazione che si basa sul turistico ricettivo rischia veramente di trovarsi in una situazione drammatica, dove vedremo le piazze, le vie con luci spente, non ci sarà più l'appeal quello dell'attrazione turistica, anche perché non dimentichiamo che veniamo da una pandemia dove ci ha messo in ginocchio, e a differenza dei nostri competitor vicini abbiamo avuto aiuti molto meno rilevanti rispetto agli stessi competitor, e ci troviamo quindi già indeboliti e impoveriti da questi 3 anni passati. Ad oggi noi abbiamo un rischio veramente di, a livello non solo economico ma anche psicologico, di chiudere le aziende. Ecco, lei ha parlato appunto di spegnimento, diciamo così, delle vie, delle piazze. Noi parliamo chiaramente in chiave provinciale, ma parlando proprio con commercio provinciale, il fatto si può tranquillamente estendere anche a livello nazionale, ovviamente. Però noi parliamo di provincia di Imperia in questo caso. 2 anni fa, di questi tempi, si riprendeva a parlare di chiusure, perché arrivavamo dal lockdown, dell'ormai famosa pandemia, che comunque qualcosina sta ancora purtroppo portando sul piano medico e ospedaliero.
Adesso lei mi parla giustamente di spegnimento delle luci. La problematica in questo momento qua è sì di spegnimento delle luci, perché si parla di chiusure anticipate, si parla di tutte queste cose, però la problematica è di carattere sociale, nel senso che, come diciamo prima, se l'imprenditore non lavora, e attenzione, parliamo di una provincia che vive di locali, di bar, di ristoranti, un po' anche di aziende, di grosse aziende, ma poche oggettivamente. E non dimentichiamo che noi in questo momento stiamo parlando da Sanremo. Sanremo ha avuto un boom negli ultimi 30 anni di aperture di locali incredibile, ma aperture di locali significa l'imprenditore, come lei in questo caso, nei suoi locali, ma parliamo anche di dipendenti che quindi traggono reddito dai locali. Proprio questa è la domanda: come sta vivendo in questo momento, e lei li sentirà sicuramente, come sta vivendo il dipendente medio dei locali in questo momento? Ma io penso che sia una situazione che veramente va a preoccupare un po' tutti. Io, parlando ovviamente da Confcommercio, parlo per le aziende, ma immagino che lo stesso problema lo stiano vivendo il pensionato o qualsiasi altra persona che ha un appartamento o che ha comunque una bolletta. Il dipendente ad oggi nell'azienda, parliamoci chiaro, lo dicevamo prima, non può esserci un'azienda senza dipendenti e senza collaboratori validi, perché l'imprenditore ad oggi ha bisogno dei suoi dipendenti e dei collaboratori, diventano un pochettino parte integrante dell'azienda e sotto certi aspetti anche piccoli azionisti dell'azienda, non nel lavoro, soprattutto i collaboratori fidati. Stanno vivendo lo stesso dramma che ha l'imprenditore, perché comunque, essendo proprio parte integrante dell'azienda, vive le problematiche dell'azienda, vive anche lo stupore di trovarsi anche lui delle bollette, non solo nell'azienda ma anche a casa, e rapportarsi col suo stipendio, la sua busta paga mensilmente, che non calcolava un rincaro del genere. Perché e anche questo argomento qua sarebbe più da approfondire, ma lo tocchiamo solo un secondo. Io penso che qualsiasi imprenditore in Italia, se avesse la possibilità, vorrebbe premiare molto di più il dipendente, ma calcoliamo che con la legge che abbiamo in Italia, con le tassazioni, quello che viene dato al dipendente, quasi la stessa cifra viene data in contributi allo Stato e in tasse. Quindi è difficile ad oggi anche lì competere con altri paesi che hanno tassazioni più basse e che si ha quindi la possibilità di premiare più il dipendente. In poche parole sto dicendo che la stessa cifra data in Italia è diversa da altri paesi, perché da altre parti è più quello che riceve il dipendente e meno tassazione, qua è invece è il senso opposto. Ecco, ma cosa le dicono proprio i dipendenti? Qual è la sensazione che anche loro provano sia verso loro stessi, perché anche loro, come diceva giustamente lei, pagano le bollette, ma nei confronti del titolare, chiamiamolo in questo modo, cioè, quali sono le sensazioni che le rivolgono? Ma la sensazione è quella di andare un po', si è fatta un po' una cerchia, è un business plan per quanto riguarda non solo gli acquisti, perché poi parliamo di bollette, ma qua c'è anche un discorso anche sulla merce, che è rincarata in una maniera incredibile. E si va a cercare di eliminare determinati costi. La preoccupazione è quella ovviamente di chiudere e di eliminare delle figure che possono essere a livello piramidale nell'azienda, magari gli ultimi arrivati o gli ultimi entrati nell'azienda possono rischiare anche il posto di lavoro. Noi ne sentiamo tanti di associati che stanno ragionando su chiusura invernale, ed è quello che dicevamo prima, che praticamente Sanremo, che a differenza delle città della nostra provincia, era una città che anche d'inverno aveva e poteva lavorare, ad oggi con i costi che ha l'imprenditore deve fare conti anche come buon padre di famiglia verso i dipendenti, pensando che magari l'azienda chiusa per 2-3 mesi d'inverno può essere una perdita inferiore rispetto a tenerla aperta con i costi che ha. Ecco, ne parlavamo proprio nei giorni scorsi, nelle ore scorse, con alcuni albergatori della zona. Immagino che lei abbia letto quanto abbiamo scritto noi, ovvero degli albergatori che ovviamente la parola preoccupazione è quella più utilizzata in questi casi, però quello che hanno detto chiaramente è che il rischio veramente grosso è che Sanremo si possa, parliamo della città dei fiori in questo caso, ma il discorso si può trasporre sicuramente a tutte le altre città, e dicevo che Sanremo rischia di passare un inverno tra virgolette chiusa, nel senso che molti albergatori hanno già pianificato gli ultimi mesi di rincari e quindi li hanno un po' così, diciamo, assorbiti, ma ci hanno detto chiaramente: se i rincari
ci saranno ancora degli altri e degli ulteriori rincari, ecco, l'ipotesi chiusura è veramente dietro l'angolo. Alcuni ci hanno parlato di 2-3 mesi di vita ancora e poi si deciderà per la chiusura. Chiusura che, attenzione, significa Sanremo spenta, come diceva lei, ma significa anche tanta gente a casa e in cassa integrazione. Nel food and beverage, come si chiama in gergo in questo caso, bar, ristoranti e locali di questo genere, c'è questo rischio reale? Assolutamente sì, c'è questo rischio soprattutto in quelle imprese dove si fanno i calcoli, si fanno i ragionamenti sulle, magari che sono a gestione familiare, possono anche reggere perché si tolgono lo stipendio e stanno aperti e quindi diminuiscono un pochettino i costi con i loro stipendi. Ma nelle aziende dove si lavora con i collaboratori con buste paga, l'azienda deve fare calcoli, no? Se un meno 7 al mese è inferiore sicuramente a un meno 15, quindi farà questo ragionamento. Questo è un gioco alla perdita e questo è il dramma della situazione, che non si sta pensando dove ci può essere guadagno ma dove c'è meno perdita. Ma ricordo che ne abbiamo già parlato anche in passato, il problema reale è che qua è una situazione che non è per l'azienda in questo momento un costo che poi un domani finirà, è un'azienda, ad oggi il problema dei costi è che vanno sicuramente, se l'azienda vuole sopravvivere, ad andare a lavorare sui prezzi di vendita, e questo è un altro problema. Ecco, che proprio sarà, su questo infatti. E sarà un problema enorme questo, perché faccio un esempio stupido, ci sono determinati, a parte la bolletta, determinate merce che ha avuto un rincaro nell'ultimo 6 mesi, dalla scoppio della guerra in Ucraina e tra Ucraina e Russia, ha avuto dei rincari del 600%, delle 600%, quindi abbiamo delle situazioni che sono paradossali, quasi incredibili, e diventa difficile poter tenere i prezzi che si avevano prima. Questo non è un gioco sulla speculazione, è un gioco della sopravvivenza, perché là è lo stesso utile che si aveva prima, bisogna andare a lavorare sui menu. Ora capisco l'opinione pubblica che sicuramente attaccherà e andrà contro le aziende, gli imprenditori che cercano di creare e speculare e fare più utile in questo momento di crisi. Così non è, purtroppo non è, magari fosse così, non sono mai stato per la speculazione, però in questo momento qua il problema reale è che si parla di sopravvivenza. Io condanno la speculazione anche in questo momento qua, perché ci sono delle aziende fornitrici che comunque hanno giocato su questo e hanno speculato, non dico tutte ma ce ne sono state parecchie, e questo dovrebbe, ecco, questa è una parte politica che dovrebbe, la politica dovrebbe intervenire e cercare di aiutare, perché è un momento dove la politica non si può permettere di mettersi da parte e non far finta di vedere, perché ad oggi la situazione è veramente drammatica, rischiamo non solo la chiusura ma anche un'infiltrazione magari all'interno delle aziende o per acquisire aziende di magari fondi non sospetti o non proprio puliti. Ecco, ci sono tante problematiche che possono arrivare e qua bisogna stare attenti, sedersi al tavolo e ragionare quale può essere il modo per aiutare le aziende per sopravvivere. Proprio qua volevo arrivare. Il tema dell'illegalità chiaramente è ovvio, perché si parla, magari noi siamo un pochino più fuori da questo tra virgolette sistema, però il timore, come diceva lei, che nelle aziende magari in difficoltà si vada a insediare la criminalità organizzata, chiamiamola col suo nome perché è inutile che ci stiamo a girare attorno, è reale quindi. Ma è reale sì, perché l'abbiamo già visto in periodo di pandemia, per fortuna nella nostra provincia non è successo, ma sono successi casi a livello nazionale dove alcune aziende sono state, meno male che la legge lì è arrivata prontamente e ha bloccato determinate operazioni dove le infiltrazioni erano pesanti. Ecco, questo è un rischio che noi corriamo. Viene anche logico pensare una cosa del genere, aziende magari del valore pre-guerra o pre-pandemia di 100.000, ad oggi magari nella crisi dell'imprenditore o della famiglia che lo gestiva, quel valore non è più 100.000 ma con 10.000 si porta via, ed è normale che di alcuni fondi ci possono essere quelli che speculano su questo, che sono persone che lo fanno per mestiere, che legalmente, e ci può stare, ma c'è anche tanta, magari ci può essere anche l'interesse di infiltrazioni di fondi sospetti o criminalità organizzata, come dicevamo prima. Questo è un rischio che dobbiamo starci attenti, perché se succede questo è ovvio e viene da sé che
perdiamo anche un appeal importante. Il nostro territorio, a differenza di altre città competitor, è proprio la bellezza di vedere alcune attività a livello ancora gestione familiare o comunque con una fantasia dell'imprenditore o con una scelta dell'imprenditore nel fare economia e business con l'azienda. Rischiamo in questo momento che, se lasciamo perdere per un secondo anche solo la criminalità organizzata, ma se grandi fondi arrivano, rischiamo di trovarci con grandi catene o con città che sono gemelle tra di loro, come possiamo vedere nel resto del mondo. Sanremo e la provincia di Imperia questo non se lo può permettere, perché ad oggi il nostro cliente medio viene qua e vuole trovare l'azienda e la bottega gestita dalla famiglia, mangiare con tutto rispetto non l'hamburger di una grande catena, ma mangiare magari l'hamburger fatto o il panino con pane e pomodoro fatto dall'imperiese o dal sanremese. Lei ha detto una cosa molto importante poco fa, ovvero il fatto che la politica deve intervenire. Diciamo che è una cosa che si è detta e ridetta negli ultimi mesi, non è una novità, sì, chiaramente, però volevo analizzare proprio questa sua affermazione in riguardo al discorso che ha fatto anche prima dei prezzi. Oggi come oggi, partiamo dalla base, la pizza margherita costa tra i 6 e gli 8 euro, diciamo così, no? Se domani l'imprenditore medio, gestore di una pizzeria in questo caso, dovesse stare a guardare i prezzi che deve corrispondere ai fornitori, la pizza margherita verrebbe raddoppiata. Esatto, verrebbe raddoppiata. Diciamo che passa a 15 euro. Cosa succede? Succede che naturalmente il locale, se va bene, lavora di meno, se va male rischia di chiudere e quindi di conseguenza deve mettere i dipendenti in cassa integrazione, che poi sono un costo dello Stato, certo, ovvero della collettività. Lei ha detto che la politica deve intervenire, però quello che non si sta dicendo, soprattutto a livello nazionale in questo caso, sia chiaro, no? Noi stiamo parlando sempre a livello locale, però è chiaro che poi tutto il discorso va a comprendere l'intera nazione. Cosa dovrebbe fare la politica nazionale per intervenire severamente? E magari, secondo lei, cosa dovrebbe fare la politica internazionale? Perché non dimentichiamo che noi viviamo in un continente europeo che ha il suo Parlamento e che, tra l'altro, sta prendendo decisioni univoche. Cosa dovrebbe fare, secondo lei? Cosa dovrebbe fare? Dovrebbe dirmelo la politica a me, che sono un commerciante e che faccio l'imprenditore, quello che invece io consiglierei alla politica di anticipare determinate situazioni che si possono venire a creare. Ecco, io non ho la presunzione sicuramente, ma neanche le capacità e gli studi per poter decidere cosa deve fare la politica per risolvere questo problema. Però intervenire significa bloccare i prezzi, ma da sicuramente quello che sì, di capire, ma perché... io dico che dovrebbero anticiparla, perché il vero problema è quello che forse spero di sbagliarmi, ma purtroppo la storia ce l'ha insegnato negli ultimi 3 anni. Arriverà tra qualche mese, mi ripeto, noi adesso usciamo da una stagione estiva che bene o male è andata bene, quindi le borse delle aziende sono un pochettino, non dico piene, ma hanno un po' di energia. Diciamo piene. Speriamo. Però si stanno svuotando. Si stanno svuotando e ci troveremo a raschiare il barile per l'ennesima volta nei mesi invernali, ma il problema è che a differenza degli anni passati abbiamo dei costi che sono triplicati, no? Ma non parlo, ripeto, solo di bollette, ma anche di merce. Ecco, la politica deve anticipare questo problema, sia sicuramente cercando di capire dove è veramente l'aumento e dove invece c'è una speculazione. Basta vedere le aziende, quelle che creano più utili o che creano gli stessi utili, ecco, perché già quello può essere un metro di giudizio importante, sia delle energie delle società che producono energia, sia delle società che vendono merce. Ecco, quindi, ma secondo lei il price cap che si vuole sì, instaurare sul costo dell'energia, che oggettivamente poi si va a trasporre su tutti i costi, chiaramente, vediamo la benzina ad esempio, perché lei giustamente, se domani ordina per il suo locale 300 tavolini, dico una stupidaggine naturalmente, se li avesse ordinati quando la benzina costava 1,3-1,4, costavano il 30% in meno di adesso, che costa 1,6-1,7, sì, è chiaro. Però il price cap sulla benzina, che sarebbe, non dimentichiamolo, perché in certe nazioni è anche oltre i 2 euro, in Italia bene o male siamo ancora, tra virgolette, fortunati, costa un po' di meno, è stato fatto il price cap. Però secondo lei, da ormai esperto del settore commercio, non per niente presidente di Confcommercio a Sanremo, ecco, su cosa si può intervenire con il price cap? Cioè, tagliare i prezzi di cosa? Solo l'energia o si...
e questo va a cascata anche sul bicchiere che poi lei compra per il ristorante, oppure no? Ma no, si può intervenire secondo me non solo sull'energia, ma sicuramente anche su degli aiuti, sulla tassazione. È ovvio che poi comunque le tasse, se le togli da una parte, le vai a prendere dall'altra, perché questo è. Però in questo momento qua secondo me bisogna ragionare su far ripartire l'economia, e mi ripeto, non si pensa, cercando di far ripartire l'economia o di almeno di trattenere i costi, che siano sia a livello bollette che a livello costi proprio materia. La materia giustamente incide anche il costo del trasporto, no? Su gomma e non della materia stessa. Bisogna che la politica lì intervenga, cercando di capire, di far capire e di lavorare soprattutto su una strategia che possa far rimanere le aziende aperte, perché ricordiamoci che, come dicevamo prima, se chiudono le aziende, persone vanno in disoccupazione, sono sempre dei a costi per la collettività. E in più creiamo comunque anche impoverimento delle aziende stesse, perché l'imprenditore, nel momento in cui con l'azienda chiusa, non produce, non compra, è un cane che si morde la coda. Ecco, una catena. È una catena. E lì deve essere proprio la politica pronta a cercare di capire quale può essere la strategia. Quindi, secondo me, deve aiutare le aziende e tutte le aziende che ruotano intorno alle attività commerciali, che si parla di tutto, non parliamo solo di alberghi, ristoranti o bar, qualsiasi attività, bisogna fare in modo che queste aziende possano continuare a stare aperte, dargli la possibilità di stare aperte, di comprare, di dare lavoro, quindi creare, produrre, perché in questo momento se ci fermiamo con la produzione, e non intendo solo del materiale, della merce, ma anche del lavoro, e penso che sia il disastro annunciato. Non solo aumentiamo i costi delle case, degli appartamenti, perché le bollette arrivano a tutti, non solo agli imprenditori ma anche agli dipendenti, ma andiamo a creare anche un dissesto economico per quanto riguarda le aziende chiuse. Ecco, secondo me la politica deve lavorare sotto quell'aspetto lì, cercando di fare in modo che, ma non deve pensarlo tra 6 mesi, deve farlo subito. È quello. Perché il danno partirà adesso, nei prossimi mesi. Serve un intervento quantomeno entro le feste di Natale. Assolutamente sì, perché i dati che noi arrivano sono preoccupanti, veramente. Noi parliamo della nostra provincia, ci sono tantissimi nostri associati che stanno ragionando veramente di chiudere, perché hanno un meno inferiore rispetto al meno che è nello stare aperti. Quindi l'azienda ad oggi è il problema, e questo è a livello, parlando proprio di economia, è un discorso fallimentare. Cosa mi costa meno, stare aperto o chiuso? Sì, è lo stesso discorso che ci hanno fatto gli albergatori, dicendo se chiudiamo risparmiamo Ma questo è un discorso che l'imprenditore serio si fa, certo. Vi ripeto, questo è quello che bisogna cercare di evitare, ed è importante per noi anche a livello psicologico, perché non parliamo di economia, ma sotto l'aspetto psicologico, sia per l'imprenditore che per il collaboratore dell'imprenditore o dipendente, chiamiamo come vogliamo, che poi per me è intesa come grande famiglia, perché, mi ripeto, non posso fare a meno dei collaboratori e i collaboratori non possono fare a meno dell'azienda. Quindi c'è un dissesto e un disastro, può esserci anche un disastro a livello psicologico, perché nel momento in cui si fanno degli investimenti e si organizza, si cerca di costruire e migliorarsi nel proprio lavoro, e ci si trova, non per proprie responsabilità, a dover chiudere l'azienda o comunque rimanere a casa, penso che sia un danno psicologico non indifferente. Cosa che abbiamo visto anche sotto pandemia, perché nel nostro settore è andato parecchio personale, ha cambiato lavoro e si è avuto una crisi forte per quanto riguarda il settore della ristorazione. E questo dovuto dal fatto che comunque se si sta a casa si cerca di provare altre fonti di reddito, che purtroppo poi non sono sempre positive come uno può pensare. Per terminare, due piccole domande un po' più cattive, perché sono pronto. Assolutamente, alle quali naturalmente può rispondere o può anche non rispondere. La prima è: chi è che si sta arricchendo da questa speculazione, secondo lei? A parte, si parla delle multinazionali, chiaramente, è un classico, diciamo. Chi è che si sta arricchendo, secondo lei, nel commercio in questo momento? Ma secondo me nel commercio non si sta arricchendo nessuno, perché comunque il problema, magari c'è qualche azienda che ha creato meno utile, cioè meno utile ma è in più rispetto alla maggior parte che sono in meno, ok? Io penso che in questo momento qua non si stia arricchendo a livello commerciale, imprenditoriale,
la maggioranza dei commercianti. E meno i fornitori di energia, secondo lei? Attenzione, ma... per energia non parlo solo di energia elettrica, parlo, dico una stupidaggine, di chi vende il pellet, di chi vende prodotti per creare energia. È quello che dicevamo prima, nel senso che sicuramente c'è qualcuno che sta speculando e vuole speculare su questa cosa, perché non è possibile che ogni prodotto venduto abbia avuto un ricaro grazie alla guerra in Ucraina e in Russia. Io questo tante volte mi viene da sorridere quando vedo determinate cose, determinati prezzi maggiorati per la guerra che c'è in Ucraina e in Russia. Sicuramente c'è stato un ricaro grazie ai costi sia di benzina, perché ripeto, per comprare un bicchiere io devo ordinare da Milano, arrivare qua a un costo che prima era uno, da oggi è un altro rispetto a quello che era prima. Secondo me si stanno arricchendo alcune aziende, sicuramente quelle che vogliono speculare, io basta leggere tante volte quando l'utile che si crea e si è creato in questi ultimi mesi, e da lì si può capire chi è che ha creato più utile rispetto a prima. Non voglio pensare male, ma sicuramente qualche furbetto, come sempre, come in tutte le cose, c'è. Ad oggi, però, guardo a livello generale le aziende dei nostri associati, vi assicuro che in tutti i sindacati, a partire dall'albergo a chi vende i bottoni, credetemi che anche l'aspetto psicologico, che veramente ci tengo a sottolineare questo aspetto qua, è veramente sottoterra, nel senso che noi siamo sempre stati molto bravi a livello italiano ad avere anche la fantasia, la voglia nel costruire, nell'apparire. Cioè, ragioniamo un attimino anche per i nostri figli, no? E ragionando quello che si trova un ragazzo ad oggi 20 anni che vuole fare un investimento e aprirsi un'attività, non c'è più neanche questo aspetto qua, neanche questa fantasia, la voglia di dire ad oggi passo da fare il metro di sala, mi compro un mio ristorante, non c'è neanche più la possibilità. E questo, credetemi, che guardando avanti e volendo essere un po' lungimiranti, è un disastro proprio per lo Stato italiano, perché si perde quella fantasia che ci ha sempre fatto essere diversi rispetto agli altri. No, ma la fantasia effettivamente passa anche all'utente medio, perché poi gli acquisti sono inferiori, la voglia di uscire è inferiore, via discorrendo. L'ultima domanda, sì, è un po' una domanda che traggo onestamente da quelli che sono i commenti che vediamo anche sui social e quant'altro. Adesso si vedono giustamente gli imprenditori che vanno in televisione, vanno sui siti a mostrare le bollette triplicate, quadruplicate che siano. E dell'altro giorno la notizia dell'albergatore del Salento che ha visto quintuplicare la bolletta dell'energia elettrica e ha deciso tra l'altro di chiudere. In molti dicono, ma quando ci sono degli imprenditori, adesso anche in questo caso non vogliamo fare tornare un fascio, sia chiaro, pubblichiamo adesso queste bollette, però non pubblichiamo di quando magari per tanti anni non abbiamo fatto pochi scontrini o non li abbiamo fatti, perché si parla onestamente sempre del nero, di quant'altro. È un po' un luogo comune, lo ammetto, però cerco di portare le domande al popolino, in questo caso a lei, Presidente di Confcommercio, perché è chiaro, cioè il nero c'è, qualcuno lo fa, qualcuno ne fa di più, qualcuno ne fa di meno, e allora tutti dicono, però non portate in piazza gli scontrini non battuti. Cosa risponde a questo? Ma rispondo che sicuramente io è da condannare chi sbaglia, è da condannare chi comunque non segue la legge. Sono anche convinto che vorrei che la gente, l'opinione pubblica sapesse che ad oggi con gli studi di settore è difficile non seguire la legge, perché con lo studio di settore che sai quanto sono i costi dei dipendenti, i costi che ha l'azienda, è difficile ad oggi evadere. C'è anche da dire una cosa, e qua non voglio difendere chi evade, che per la legge che abbiamo in Italia è molto difficile creare utile con le tasse che si hanno. Essendo un sistema piramidale l'azienda, che c'è l'imprenditore che è quello che investe di più, sia a livello denaro che rischio personale, per arrivare sui collaboratori più stretti, che sono quelli che diventano poi piccoli soci, no? Degli azionisti dell'azienda, anche se non lo sono legalmente, però lo sono, io parlo di stipendi, per poi andare a scendere. Ecco, penso che ad oggi non mi piace sentire, e vorrei smettere di sentire parlare di persone che guadagnano e che quello che guadagnavano prima, perché se l'hanno fatto legalmente è anche giusto che per un'idea, per un impegno, per una forma di lavoro che è diversa rispetto magari al dipendente, perché sono scelte di vita, cioè il dipendente che vuole magari mettersi
essere più tranquillo, passare il sabato e domenica a casa o le feste a casa con la famiglia, e quindi si accontenta di un lavoro più tranquillo, no? Sempre nobile, pur nobile, ma più tranquillo, rispetto magari a quel ragazzo che, come dicevamo prima, vuole investire, si fa un debito in banca e cerca di costruirsi il suo futuro e ci arriva magari, ma su 10 ricordiamo che purtroppo non sono sempre 10 arrivare, ce ne sono di meno, e altri invece che purtroppo poi devono dedicare la vita a pagare i debiti di una prova, di una scelta o di una fantasia andata male. Ecco, tornando alla domanda, che è un filo logico quello che ho detto, penso che chi va fuori legge va condannato e comunque fatta pagare l'errore. Invece a quell'imprenditore che fino a ieri creava molto utile e quindi poteva sicuramente avere più economia per spendere, quindi andando a comprare una macchina bella, quindi arricchendo, portando energia a un autosalone, andando magari a mangiare tutte le sere al ristorante o comunque portando economia a livello monetario fuori, io quell'imprenditore lì non solo lo chapeau e mi tiro giù il cappello, ma lo umilio anche un po', perché secondo me se uno riesce nella vita ad arrivare a guadagnare e quindi a creare anche ricchezza intorno a sé, ai collaboratori, è una persona da premiare, ne vorrei di più, perché ne avessimo veramente tanti, penso che l'economia a livello generale andrebbe meglio. Quindi a quella gente che dice prima come andava, prima avete fatto i soldi, purtroppo non ho beccato quegli anni lì, perché parliamo di anni 80, 90, 2000, magari io iniziavo quegli anni lì. Ma forse quegli anni lì, se lasciamo perdere l'aspetto legale, io parlo solo di gente che legalmente ha creato economia, ricchezza e ha quindi potuto investire e abbellire anche le nostre vie, le nostre piazze, io a quella gente lì mi tolgo il cappello. Sì o no? È favorevole alla flat tax? Solo sì o no? Io direi che sono favorevole, ma non favorevole. Sono un po' via di mezzo. Un po' troppo democristiano, la potremmo dire in questo caso. Grazie Andrea Di Baldassare, presidente di Commercio. Buon proseguimento.